quando scrivi, tu scrivevi per te stesso, per ricordare, però dici anche, è come se parlassi a qualcuno, dici, per raccontarvi un fatterello, a chi pensavi quando scrivevi? Ma non so cosa dirti, chi si ricorda ancora? Pensavi di farlo leggere ai genitori? Pensavo di non venire più a casa. Il giorno dopo, ancora l'Ennep, ancora via, treno, e ancora per Wuppertal. Tutto un tratto il treno rallentò, e non ancora sbalzati dal treno, apriva già su di noi la mitraglia. Io, dopo aver fatto una breve corsa di circa 100 metri, mi buttai a terra e mi sentii già morto per il fischio delle pallottole e delle bombe che a soli 3 metri cadevano da me. Sì, purtroppo coperto di terra mi trovai, ed anche da questo giorno non voglio più rammentar niente, perché il perché è quando un uomo ha provato davvero, non si sente più il desiderio di raccontarle per la sola paura di un'altra ripresa.